Sì, mi hanno detto soltanto qualche parola. Sì. Sì. Va bene. Sì. Cerco le slide. Sì, ecco sì. Ok. Allora, buonasera, do inizio alla seconda sessione di questo convegno, solo due parole davvero in tutta brevità, per dire insomma, ecco, che anche per quel che mi riguarda sono particolarmente contento di questa possibilità, come dire, di coniugare oltretutto uno dei fini istituzionali, evidentemente appunto del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, con una linea di ricerca che è quella appunto con la guida di Alessia Cervini, insomma tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze Umanistiche ha portato avanti in questi ultimi anni con questo progetto PRIN eccetera, e ovviamente appunto anche con gli interessi, gli impegni appunto del Dipartimento di Cultura e Società e della professoressa Gabriella D'Agostino in primo luogo. Detto questo, soltanto ecco, una cosa, cioè ricordo ai nostri relatori che siccome poi appunto il keynote dovrà immancabilmente iniziare la sua relazione alle 5, mi pregano di pregarvi di parlare non oltre 20, massimo 25 minuti in maniera da farcela. Detto questo, sono molto contento di poter presentare Luca Peretti che lavora all'Università di Warwick e che ha lavorato molto su cinema e terrorismo, Pasolini, il rapporto fra il cinema italiano e l'Algeria, curando tre volumi dedicati a queste tematiche ed è autore di una monografia, Un Dio Nero, Un Diavolo Bianco, storia di un film fra Algeria, Eni e Sartre, uscito quest'anno da Marsiglia. Inoltre appunto collabora con quotidiani, giornali e siti specialistici. Grazie a Luca Peretti, a cui do la parola. Dunque ho l'ingrato compito di inaugurare il primo panel dopo il pranzo palermitano, che per me è una fortuna, che così non mi abbiocco, per voi spero di non annoiarvi troppo. Mi sento anche un po' come un imbucato a una festa, perché non sono un esperto di Vittorio De Seta, mi occupo però di cinema e anticolonialismo, in particolare in Italia, e quindi mi sembrava buona occasione per dire due parole su un breve episodio della vita di De Seta, che è un viaggio che compie nel 1970 in Guinea-Bissau con l'intento di raccogliere materiali, di incontrare persone per fare un lungometraggio, probabilmente una docu-fiction, insomma non un vero e proprio documentario. E provo a dirvi in che contesto si inserisce questa storia, che cosa succedeva in Guinea-Bissau, che dal 63 al 74 conduce una guerra di indipendenza contro Portogallo, uno degli ultimi paesi africani soggiogati dal colonialismo europeo, e perché proprio in quell'anno, perché proprio nel 1970. La storia parte da questo appuntamento, la conferenza internazionale di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi, un grande evento che si svolge nel giugno del 1970 a Roma, che vide la partecipazione di 177 organizzazioni provenienti da 64 paesi, non quindi diciamo un bilaterale tra l'Italia e questi paesi, queste diciamo, formazioni statali in lotta per l'indipendenza, ma piuttosto un grande evento transnazionale, globale, che mette Roma al centro, ma c'era già al centro, come vedremo molto brevemente, di quello che è l'anticolonialismo, il terzo mondismo e la solidarietà transnazionale, internazionale di quegli anni. Peraltro il quasi errore sul mio cognome capita a fagiolo, perché questo congresso fu filmato da Luigi Perelli con una troupe dell'Unitelefilm, che era la casa di produzione cinematografica del Partito Comunista Italiano.
Perché vi racconto, perché parlo di questo evento? Perché a quell'evento c'è anche il nostro Vittorio De Seta. Nel biancore accecante del Palazzo d'Esposizione all'Euro incontrai Amilcar Cablar, il leader del PAIGC, il Partito Africano dell'Indipendenza della Guinea di Capo Verde. Scuro di pelle, non alto di statura, esprimeva autorità, risolutezza e quella fusione felice di pensiero e d'azione che dovrebbe essere d'ogni buon politico. Parlammo un po', gli dissi la mia intenzione di realizzare un documentario, un film sulla loro lotta. Mi invitò ad andare, questo è, come avrete intuito, lo stesso De Seta che parla, materiale che è stato donato dalla figlia, che è stato insomma dato alla figlia, dalla figlia alla Cineteca di Bologna, e in particolare questa è la postfazione che scrive a un lungo diario di più di 80 pagine nel 2006, ricordando quindi quel viaggio del 70. Il diario appunto è disponibile alla Cineteca, ci sono stati tentativi per provare a non pubblicarlo, questo un tentativo verrà ripreso a breve, diciamo, ma nel 2006 appunto siamo quasi a una pubblicazione, e per questo viene chiesto a De Seta di scrivere un po' cosa si ricorda di quel periodo. Perché si arriva lì, come mai appunto c'è questo tipo di idea e come mai c'è questo convegno a Roma? Dico due cose, proprio le coordinate molto rapide su che cos'è l'anticolonialismo e il terzomondismo. Uso qui terzo mondo naturalmente non con connotazione negativa, ma al contrario ricordando il progetto dei popoli latinoamericani, asiatici e africani, ideologico e politico di liberazione e nazionale e dal neocolonialismo. Quali sono le caratteristiche? Vado veramente molto brevemente dell'anticolonialismo e del terzomondismo in Italia. Una lunga durata, almeno 20 anni, in cui queste tematiche sono al centro della politica e della cultura italiana, da metà anni 50 più o meno a fine anni 70, la presenza del PC, che era, come sapete, il più importante partito comunista europeo insieme a quello francese, e che ha da un certo punto in poi, questo ne abbiamo discusso ampiamente ieri sera alla presentazione del libro che è appena uscito, una forte attenzione alle rivolte dei popoli del terzo mondo e di gruppi di estrema sinistra che hanno in alcuni casi la stessa se non più attenzione. C'è però anche un ruolo forte dei cattolici, alcuni settori della Chiesa sono estremamente terzomondisti, persino di alcuni settori della TC o di pezzi dello Stato come l'ENI, che ad esempio in Algeria si impegna attivamente per la lotta di indipendenza. C'è poi da considerare il fatto che appunto si accantona il nostro colonialismo in quegli anni, negli anni 50, 60 e 70, liberando in un certo senso la possibilità di occuparsi di altri colonialismi. Questo è un tema enorme che naturalmente non ho qui tempo di approfondire. In conclusione, questo porta a una complessa posizione geopolitica italiana di sostegno ad alcune lotte, pur all'interno, diciamo, dell'Alleanza Atlantica, pur all'interno di una salda, diciamo, collocazione filo occidentale, ma con attenzione a quello che succedeva nei sud del mondo. Tutto questo ha naturalmente un impatto anche sul mondo della cultura. È l'Algeria tra fine anni 50 e inizio anni 60 che, diciamo, veramente mette la questione delle lotte di liberazione dei popoli al centro della cultura e della politica italiana. Come scrive in una lettera Fortini a Vittorini, quel che accade in Algeria e in Francia riguarda ciascuno di noi. Se l'avvenire della democrazia francese è legato alla soluzione del conflitto algerino, questo vuol dire che la vittoria della nazione, non della nazionale, non si parla di calcio, scusate per il typo, è legato anche l'avvenire della democrazia in ognuno dei nostri paesi. Tra l'altro ho preso questa citazione dal libro, quindi probabilmente è finita anche nel libro, ma insomma questa è un'altra storia. Ed è proprio con l'Algeria, ci dice il nostro collega storico Andrea Brazzoduro, che una certa attenzione per la resistenza viene rinnovata, viene, diciamo, infusa con un'attenzione all'anticolonialismo. È con la guerra di Algeria che l'anticolonialismo radicale si immagina come un nuovo antifascismo, connettendosi con la memoria della resistenza. Questo è importante non solo di per sé, perché è così anche che alcuni leader anticoloniali, alcuni leader africani o latinoamericani vedono la resistenza italiana. Questo è Cabral, che appunto incontra De Seta a Roma nel 1970, che proprio in quel convegno
dice, la prima cosa che dice quando interviene è: voglio dire quanto ammiriamo, quanto cerchiamo di imparare dalle esperienze partigiane italiane che hanno saputo combattere, hanno saputo prendere le armi per battersi contro il fascismo, contro la presenza tedesca e per la liberazione dei popoli. Quindi non è una presenza. Queste interazioni tra Italia e sud del mondo sono di una compartecipazione, di un'attenzione reciproca, e questo è molto importante anche per capire per quale motivo poi De Sede appunto decide di andare a trovare Amilcar Cabral, il leader della guerra di indipendenza in Guinea-Bissau e in Capo Verde, appunto proprio in Guinea-Bissau. Il cinema si occupa di queste tematiche in vari modi. Ho provato a fare una specie di tassonomia di questa dinamica di interazione tra cinema italiano e anticolonialismo. Possiamo pensare a un terzo cinema italiano. Qui riprendo naturalmente, come molti di voi avranno intuito, la definizione di Solana Seghetino del terzero cine, quindi di un cinema che non sia Hollywood, che non sia il cinema d'autore europeo e che attraverso gli strumenti cinematografici lotti per la liberazione dei popoli. E quindi alcuni di questi film italiani, come La battaglia di Algeri, Dannati della terra, di cui si dirà tra un attimo, Sierra Maestra di Anzano Giammanarelli e tanti altri, sono film che possono, anche documentari, possono essere pensati come parte di un terzo cinema globale. E di questo si include anche film che non sono mai stati realizzati, quindi dei tentativi di fare film, come è quello di De Seta, a cui appunto accenno in questo mio intervento. C'è poi il ruolo, in un periodo in cui i registi e le registe più di ora erano al centro della discussione pubblica, culturale e politica, di appunto registi e registe come attivisti, organizzatori e intellettuali pubblici che prendevano posizione, che firmavano appelli, che organizzavano mostre, che promuovevano premi cinematografici e altro tipo di eventi pubblici in sostegno ai popoli del sud del mondo. C'è il ruolo, come è quello di De Seta, appunto, che va in Guinea-Bissau, di registi viaggiatori, cioè di quelli che vanno in giro per il mondo per vedere quello che sta succedendo e provano a raccontarlo, che sia facendo film o scrivendo diari, o nel caso di Cecilia Mangini in Vietnam, facendo centinaia di fotografie. I film festival sono all'epoca al centro di queste vicende, con appunto i premi ai registi e la presenza di registi sudamericani, africani e asiatici, e infine l'elaborazione in quegli anni dei discorsi critici e teorici su questi temi, tra cui questo volumetto fondamentale e molto interessante che si trova abbastanza facilmente sia in biblioteche che in commercio, con una copertina spaziale che vi consiglio di leggere se siete interessati a questi temi, un libro appunto redatto da un importante critico della sinistra italiana, critico cinematografico Pio Baldelli, di Alberto Filippi, di cui dirò due cose tra un attimo. Si è già accennato prima Zavattini a Cuba, che è uno di questi appunto traveling filmmaker, diciamo così. Festival, il Festival di Pesaro, il Festival dei Popoli, tutti i festival in cui appunto le lotte di liberazione o quelle antiimperialiste come il Vietnam, come Cuba, hanno un ruolo fondamentale. E questa invece l'ho scattata questa mattina qui fuori, ed è invece il ruolo di registi che vengono dal sud del mondo, studiano al centro sperimentale come Birri o come Gabriel García Márquez, e poi vanno nei paesi del sud del mondo come a Cuba e creano la più importante scuola di cinema diciamo latinoamericana, apprendendo il mestiere qui, a differenza, lo dico anche se Rossin non c'è, di quello che faceva Jean Rouge in Africa, che non insegnava il mestiere a nessuno, ma questa è un'altra storia. Salto questo, venendo un po' al tema della Guinea-Bissau, dell'Angola e del Mozambico, sempre in breve. A un certo punto arrivo di più a De Seta, prometto, però questo serve per capire perché
anche De Seta sceglie di andare in Guinea-Bissau. Questi sono alcuni dei film su questi temi di quel periodo, appena prima o durante, appena dopo o durante le lotte di indipendenza, sia fatti appunto dal PC attraverso la Unitelefilm o da altre organizzazioni. Vado un po' rapido su questo perché il tempo già stringe. Vi accenno soltanto a uno di questi film, forse il più interessante, finalmente adesso in fase complicatissima di recupero, perché è un film che praticamente non si è visto se non con una copia clandestina, cioè I Dannati della Terra, di Valentino Orsini, ma in realtà girato anche da Alberto Filippi, che era una figura molto complicata di attivista, regista e sociologo ancora vivo e vegeto, che ha vissuto tra Latino America e Italia. La cosa interessante di questo film è che presenta una serie di lotte del periodo attraverso una storia di finzione, ma le immagini africane che sono un po' la struttura del film sono girate proprio in Guinea-Bissau nel 66, nel corso della guerra di indipendenza, da Orsini Filippi e da un giornalista dell'Unità che si chiama Romano Ledda, e questi sono loro in Guinea-Bissau nel 66. Arriviamo quindi a De Seta e cerchiamo di, vi dico quello che si sa su questa storia. Lo si sa appunto grazie a un diario che ha scritto. Una parte di questo diario, molto piccola, è pubblicata poi nel 74, quindi 4 anni dopo, da Cinema Nuovo, e ne parla in un paio di interviste. Questo è quanto. La speranza è che esca fuori qualcos'altro, tipo più foto, perché alla Cineteca di Bologna ce ne sono solo 13, ne ha fatte sicuramente di più, quindi è possibile che da qualche parte si trovino. Quali sono le motivazioni che lo spingono ad andare? Sono di ordine, di due ordini. Uno è quello che vi ho già accennato, e quindi l'interesse per la Guinea-Bissau e in genere per le ex colonie, all'epoca per le colonie portoghesi che provavano a liberarsi dal gioco del colonialismo, un interesse che è proprio di De Seta ma di molti altri registi, come vi ho brevemente accennato, dell'epoca. In De Seta c'è anche un'altra questione, cioè che nel 70 passava un momento difficile, aveva realizzato 10 documentari e 3 film e gli ultimi 2 erano andati male. A quel punto cosa succede? Che Marcella Glisenti, che dirigeva la libreria Paesi Nuovi in piazza Montecitorio a Roma, mi invitò ad andare a un congresso dei movimenti per la liberazione delle colonie portoghesi. Marcella Glisenti è una delle tante eroine dell'interesse per l'anticolonialismo in Italia, completamente dimenticata. Aveva appunto questa libreria e si è occupata di tradurre e curare varie edizioni di diversi pensatori come Senghor in questo caso. Questa è purtroppo l'unica foto che ho trovato, abbastanza terribile, ma per dire che era una figura abbastanza importante in quegli anni. È quella ad esempio che nel 70 riesce a, siccome era di ambiente cattolico, riesce a portare i 3 leader delle lotte di indipendenza di questi paesi, cioè Amilcar Cabral, che ho già citato, Mario De Andrade e Agostino Nieto, a parlare con il Papa nel 1970. E questo è un momento fondamentale, perché in un paese cattolico come il Portogallo questa notizia è deflagrante e fa capire al Portogallo che questi 3 paesi sono, hanno degli appoggi un filino più importanti di quello che pensavano. Questo avviene grazie a questa persona che fa da tramite tra le organizzazioni dei 3 leader e il Vaticano. Vi leggo, faccio parlare un po' a De Seta in questi ultimi 3 minuti e mezzo che mi rimangono, attraverso appunto la postfazione e attraverso il suo diario. Era un'estate torrida, avevamo con mia moglie una casetta al mare, vicino Torvaglianica, nel cosiddetto villaggio Tognazzi, gente di cinema e teatro. La spiaggia la mattina aveva la solenne compostezza di una colonia di trichechi. Sotto una fila di ombrelloni le signore chiacchieravano, parlavano di gioielli, di coralli. Mia moglie Vera voleva stare sotto un ombrellino, vicino alla battigia. Dovemmo scontrarci con il bagnino che voleva a tutti i costi allinearci. Questo non solo mi piaceva, queste altre citazioni, perché la prosa
non solo quando filmava, anche la prosa di De Sieta è molto interessante, ma anche perché qui si presenta il contrasto tra l'Occidente da cui parte e quello che trova. Partì per l'Africa allo sbaraglio. Le immagini sono, diciamo, relative a poster e manifesti dell'epoca o foto dall'evento del 70. Partì per l'Africa allo sbaraglio con una macchina fotografica senza nemmeno aver fatto tutte le vaccinazioni, da solo, non potevo permettermi altro. Ricordo al finestrino dell'aereo, all'imbruire la distesa rossastra del Sahara, con appena visibile la fiamma di un pozzo petrolifico. Arrivai a Conakry, la Guinea Repubblica, e raggiunsi la sede del PAIGC nella periferia di Conakry, un vasto campo fatto di casette prefabbricate. Causa le difficoltà di comunicazione non avevo potuto prendere accordi precisi. Amilcar Cabral non c'era. I suoi collaboratori, operati di problemi, non sapevano che farsi un cineasta europeo che voleva visitare le zone di guerra. In questo passaggio abbiamo varie cose. La prima è appunto l'incontro di un regista che arriva lì sperando e pensando di fare un progetto, ma naturalmente arriva in un ruolo, in un posto dove hanno ben altri problemi. E poi c'è il petrolio, che è, diciamo, parte sempre di queste storie delle lotte di quel periodo per, appunto, come forma di potere. Qual era la posizionalità? Su questo si interroga molto nel suo diario. Ho estrapolato giusto tre passaggi. Ho capito subito, ed ho pensato Orgosolo, che qui vige una dimensione del tempo diversa. Qui abbiamo un meccanismo tipico di quando si incontra l'altro, e cioè che si prova a ricondurlo a quello che già si conosce, che in questo caso è già un'alterità, ma è un'alterità conosciuta. Viene sempre in mente l'Italia meridionale, ancora mi sento colpevolmente al riparo, e questo invece arrivano dal diario, non dalla postfazione del 2006. Che tipo di film aveva in mente De Sieta? Su questo ci sono sporadiche informazioni in queste 80 pagine di diario. Ho pensato che sarebbe bello forse fare un film in cui i portoghesi non si vedono mai, si intravedono, quindi in cui appunto l'occupante coloniale non ha un ruolo fondamentale, in cui si parla dei guineani, i portoghesi sono là, sono un'entità a sé. Il film vero e proprio sarebbe l'elaborazione di certi motivi ricorrenti affiorati nel corso dell'inchiesta, che è appunto il diario, la chiama così sempre inchiesta. Come torna, devo andare a chiudere, fortunosamente riuscì a salire su un aereo cecoslovacco che atterrò a Zurigo. L'aeroporto casettico ultramoderno d'acciaio, cristallo e plastica, popolato di manichini silenti, contrastava intensamente col mondo di fango, napalm, fame, umanità sofferente che mi ero appena lasciato alle spalle. Una divaricazione estrema, un senso di irrealtà. Stessa cosa al villaggio Tognazzi. Era passato un mese, le signore erano sempre sotto gli ombrelloni a parlare di coralli. Non potevo confidarmi apertamente neanche anche con mia moglie, per non preoccuparla dei pericoli corsi. Una dissociazione estrema. Soltanto Elio Petro e Ugo Pirro vennero a trovarmi per sapere, ma non riuscivo a descrivere una realtà inesprimibile. Perché non si fece quindi il film? Vi sintetizzo questa parte, in sintesi, perché sarebbe servita una troupe, anche soltanto di 5-6 persone sarebbe stato difficile, sia per ragioni economiche, sia soprattutto per ragioni logistiche, portarle fino in Guinea-Bissau. Concludo soltanto, appunto, dicendo come mi interessava ricostruire questa piccola storia, perché si inserisce appunto all'interno di una storia più ampia, che è quella dell'anticolonialismo e del cinema italiano, di cui non si è parlato secondo me ancora abbastanza, e perché all'interno invece della vita di De Sieta è un pezzo di un incontro con l'altro e con l'alterità che si somma ad altri, sia appunto la Sardegna, la Sicilia, ma anche Hong Kong, dove andrà a fine anni 70. Grazie. E allora sì, mentre risolviamo i problemi tecnici, ecco, soltanto due parole per presentare Vincenzo Altobelli, che è assegnista di ricerca a Roma 3, si occupa del cinema italiano dal secondo dopoguerra agli anni 70, insieme anche appunto di rapporti col cinema europeo contemporaneo, coniugando insieme una prospettiva
tetologica, psicoanalitica e di interesse sociale, oltre ad altri saggi, articoli in riviste specializzate, ha pubblicato una monografia recentissima, anche questa, Bologna 2023, su Haneke, dal titolo Fammi vedere del male, il cinema di Haneke, appunto. Grazie Vincenzo Altobelli, a cui cedo subito la parola. Dunque, buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, dell'accoglienza. Allora, personalmente tengo a dirvi di non essermi mai occupato molto del cinema di Vittorio De Seta. Conosco certamente le sue i grandi documentari degli anni 50, ma nello specifico ho affrontato produttivamente soltanto un solo lavoro, L'invitata del 69, perché la mia tesi dottorale ha discusso le rappresentazioni e i significati della coppia coniugata nel cinema italiano degli anni 60. Questo convegno di oggi quindi mi ha dato l'opportunità di recuperare con più attenzione un altro lavoro non documentario che avevo già visto, che mi aveva particolarmente interessato per le tematiche di cui mi occupo, ma su cui non mi ero mai soffermato criticamente. Mi riferisco al film precedente, a L'invitata, Un uomo a metà del 66. Su questo film, il secondo lungometraggio di De Seta, si è scritto molto nel momento in cui è uscito, e molto negativamente. Un'aggressione spesso spregiudicata la definiva Ennio Morricone, compositore della colonna sonora. Negli anni successivi poi si è cercato di recuperarlo con maggiore lucidità e benevolenza, ma a mio giudizio non è mai comunque accentrato nelle occasioni, sempre troppo poche come questa, in cui si discute del cinema di De Seta. Personalmente concordo con quanto diceva Morricone, che questo, e lo cito, è un caso spietatamente ingiusto che la critica cinematografica ha sulla coscienza, avendo influito non solo sul successo del film, ma anche sulla carriera stessa di Vittorio De Seta. L'aggressione che il film ha subito nasce evidentemente dalla sua complessità formale, visiva, antinarrativa, antinaturalistica, si dirà poi, dal suo appartenere orgogliosamente al cinema di poesia pasoliniano. La critica non perdonava a De Seta con questo film di essersi disimpegnato, l'aveva abbandonato alle urgenze del sociale e della realtà che caratterizzano i suoi lavori precedenti per raccontare quella che i critici definivano una banale storia di nevrosi. Banale, sì, si può essere d'accordo, ma se siamo d'accordo su questo dobbiamo essere ugualmente d'accordo nel ritenere che la vera originalità del film sta nel modo in cui viene visualizzata quella banale storia di nevrosi e non nella storia di per sé. L'immaginificazione, la rappresentazione in immagini del lavoro psicoanalitico era aliena al cinema italiano degli anni 60, ma comunque anche negli anni successivi è rimasto un modo di fare cinema estraneo al contesto nazionale. Forse soltanto l'opera di Marco Bellocchio tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, realizzata sotto, diciamo, il controllo, per modo di dire, dello psicanalista Massimo Fagioli, contempla dei lavori in cui si sperimentava una narrazione cinepsicanalitica più radicale. Ma se parliamo però di forma cinepsicanalitica, ancora oggi ritengo che questa sia puramente quella del film di De Seta. Un uomo a metà è tra gli esempi più concreti di cinema che deve essere rivisto più e più volte per cercare di mettere insieme tutti i pezzi secondo un ordine che ci avvicini sempre di più alla comprensione. Ma anche rivedendolo, in effetti va detto che qualche tessera al mosaico della chiarezza sfuggirà sempre. Guardare questo film infatti significa arrendersi alla complessità, accettare che l'ignoto, il caos, il non comprensibile facciano parte del film, perché fanno parte in effetti della vita umana. Il film traduce in immagini questo processo di accettazione della complessità, filmando non la storia di un percorso psicanalitico, quello che banalmente, in questo caso sì, potrebbe fare il protagonista nevrotico, Michele, ma facendo un lavoro psicanalitico in immagini. La complessità appartiene quindi alle immagini e il lavoro di analisi che viene assorbito dal film è teso alla sua accettazione. Infatti l'analisi è qui intesa secondo il pensiero junghiano, brevemente, a differenza di quello freudiano, per cui il soggetto adulto affronta i propri traumi passati inconsci per spiegarli, per trascinarli a livello conscio e risolverli quindi nel presente. Secondo Jung, l'inconscio, dove risiedono i traumi passati, è una parte dell'uomo che non deve essere
spiegata consciamente, ma deve essere accettata, accettare che esista, per meglio affrontare quindi il presente. Nella lettera che De Seta scrive a Guido Aristarco dice riconoscere l'idea di un'incognita costante. La didascalia che chiude il film riporta una citazione di Jung che è il sigillo più chiaro in tal senso, come altrettanto chiare sono le ultime parole pronunciate da Michele in voice over nella scena conclusiva che vi mostrerei bene, veramente se parte, penso io. Ma i ricordi erano vivi in me, contro di me, sino al momento della disperazione, della verifica, della chiarezza. Non bastava ricordare. Ho dovuto rivivere. Soffrire di nuovo. Le sofferenze di allora. Per tornare alla vita. Ecco, in chiusura della lettera di Aristarco, De Seta si smarca dalle accuse di tradimento del reale, delle urgenze del presente, mosse dalla critica, sottolineando appunto questo processo di accettazione. Scrive De Seta, e lo cito, il fatto di essermi a un certo momento della mia vita interessato ai problemi della psiche e dell'anima non vuole affatto dire che mi sia disinteressato o abbia rifiutato i problemi esterni e oggettivi, penso soltanto che ormai gli uni vanno integrati agli altri. Ecco tutto. È un ecco tutto piuttosto intricato. Con queste parole, infatti, De Seta costruisce diciamo un ponte che, tra i suoi lavori precedenti e questo film. E secondo me il soggetto, come meglio di tutti, che in via preferenziale attraversa la campata di questo ponte è il soggetto infantile, il bambino o l'adolescente che sia. Nei suoi lavori documentari Vittorio De Seta cattura una umanità che si srotola lungo un segmento i cui estremi paiono costituiti dalla realtà da un lato e dalla fatica dall'altro. Significativamente René Spitz, psicanalista austriaco, afferma che perché il bambino possa percorrere felicemente il cammino per farsi uomo e acquisire un'adeguata maturità deve avere luogo un adattamento alla realtà, e la realtà della nostra civiltà occidentale è dura. Sebbene non lo si possa considerare il protagonista sancito dell'opera di De Seta, il bambino è di frequente il soggetto ereditario del mondo ritratto, il corpo vivente nei cui confini avviene l'adattamento ai riti e alle sofferenze della civiltà occidentale, il bambino come erede dunque, erede del mondo, e la sua eredità è inevitabile, dal momento che il bambino è testimone del mondo di cui è parte e non partecipe. A partecipare, ad agire, a faticare, a realizzare il mondo di cui il bambino è testimone sono evidentemente altri per lui o su di lui, gli adulti. L'idea di infanzia come testimonianza della realtà punteggia la produzione del regista sin dal primo documentario. L'utempo di Lupici Spada infatti si chiude infatti nello sguardo di un bambino. Qui fai partire l'immagine. La bottiglia la ballata con sta taglia tondeata, na 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 na. Quindi dopo la danza attorno al fuoco e al suono di tamburello fatta da due bambini in mezzo a una folla infantile, il documentario si chiude con la lampara che viene spinta in mare al crepuscolo, un bambino accorre in spiaggia e guarda, testimone la ripresa del lavoro, della fatica. Nella soggettiva quindi di un bambino possiamo dire che il film finisce ma il mondo prosegue. In quasi tutti i 10 documentari degli anni 50 rinveniamo questa tipologia di immagine infantile come testimonianza del mondo. Bambini non ritratti come individui, ma come appendici degli adulti, tenuti per mano, in braccio, come folla generazionale alle feste di paese, un gruppo diretto a scuola o di ritorno da essa, giovani che aiutano i genitori sui campi di grano o le madri nei lavori domestici.
Sappiamo che i lavori documentari di De Seta cedano totalmente il linguaggio al mondo. Non sentiamo dialoghi, non parole, ma i suoni, i frastuoni della natura come delle attività umane lavorative. E è quindi chiaro che pure l'infanzia taccia, in questo caso testimoniando il mondo in silenzio. Di questo la stessa parola infanzia è emblema assoluto. L'infanzia, appunto dal latino, è colui che non parla, che non ha eloquenza. Il bambino, si diceva, è parte non partecipe del mondo e dell'ambiente da cui dipende. Bambino testimone, dunque, ma anche bambino dipendente. Questa dipendenza è naturalmente raccolta dagli adulti, dai genitori, ma è anche, e in questo è molto interessante verificare come funziona in De Seta, dell'ambiente. C'è un concetto elaborato da Donald Winnicott, colui che più di altri si è occupato di psicanalisi infantile, che fonde efficacemente questa doppia dipendenza. Winnicott parla di madre ambiente, scritta proprio così, madre trattino ambiente, intesa sia come madre che accoglie, che fa da ambiente all'identità e ai bisogni del figlio, sia come ambiente sociale, naturale, storico, che maternalizza, che bada alla crescita del soggetto. Winnicott spiega che perché il bambino sviluppi in armonia la propria identità è necessario una madre ambiente sufficientemente buona, perché un fallimento in questo ambito avrà a che fare con tutte le difficoltà che insidieranno la salute fisica e psichica e indeboliranno la struttura della personalità. Queste parole sembrano intercettare la frequenza narrativa, la storia banale, si diceva, di un uomo a metà, ma meglio ancora, e senza alcuna banalità in questo caso, individuano nella definizione madre trattino ambiente i soggetti protagonisti del film e dei suoi possibili significati. Tra la madre e l'ambiente c'è un trattino che anche graficamente pare un prolungamento dall'uno all'altro, dall'universo materno a quell'ambientale collettivo. Una linea che può indicare una separazione, il bambino che fatto sia adulto abbandona il regno materno per entrare da solo nel mondo, ma anche una linea che può indicare un legaccio, una catena che mantiene il figlio legato alla madre, che lo trattiene nel passato e che gli impedisce di vivere sanamente nell'ambiente esterno. Quel trattino è un individuo, dunque, l'individuo figlio, un soggetto generato dal primo termine, la madre, e affidato, o così dovrebbe essere in uno sviluppo sano, al secondo, l'ambiente. Il trattino Michele è l'esatta perversione di questo meccanismo, la prova vivente del suo malfunzionamento, che esita appunto nella nevrosi che lo affligge l'adulto. Lo sviluppo sano dell'individuo e la separazione dalla madre richiedono il passaggio da uno stato di dipendenza assoluta, quello del bambino molto piccolo, il neonato che dipende in tutto e per tutto dalla madre, a uno stato di dipendenza relativa, quello del bambino che si muove con le proprie gambe nell'ambiente. Il fallimento delle cure materne nella fase della dipendenza assoluta porta all'esperienza della non integrazione e dell'annichilimento del sé e mettono in moto un modello di frammentazione dell'essere che è il contrario della continuità del continuare ad esistere. Che fatica! Paroloni oscuri di cui De Seta però non solo restituisce la complessità in un uomo a metà, ma l'amplifica anche, frammentando sia il personaggio, Michele, sia la sua storia, il film. Ugualmente, il contrario, la continuità del continuare a esistere, De Seta lo realizza narrativamente. Michele, afflitto da nevrosi, non può continuare a esistere, e metacinematograficamente. Il film inciampa, quindi si annoda, ripropone immagini, frasi, situazioni che solo in parte troveranno un senso. Allo stesso modo, dunque, anche il film non può continuare. Michele è un soggetto adulto, nevrotico, la cui nevrosi si manifesta attraverso sintomi chiari. Il voyeurismo spia le coppie che amoreggiano, la gelosia morbosa, è sposato con una donna che lo ha lasciato proprio perché è estremamente possessivo, l'autopunizione, l'incidente, o almeno così lui dice, con la fiocina sullo yacht. Questi sintomi sommati nascono da un senso di colpa in cui le cause vanno rintracciate al tempo dell'infanzia. Questo tempo passato, inoltre, continua ad avere effetti sul presente non solo con i sintomi, questi tre sintomi, ma anche con due segni, due immagini ricorrenti, l'uccello che precipita al suolo e la moto in fiamme. La moto in fiamme è un evidente segno narrativo che verrà spiegato alla fine del film, mentre l'immagine dell'uccello che precipita ha una sua valenza tutta simbolica. L'uccello cade, colpito dal fuoco incrociato degli spari di fucile della madre e del fratello.
teorizzando la sessualità infantile, Freud scrive che il volare e l'essere uccello è solo il mascheramento di un altro desiderio, l'aspirazione ad essere capace di prestazioni sessuali. Questo tempo, innestato al centro esatto del film, avviene, come sappiamo, dopo il ricovero in una clinica psichiatrica e una seduta di elettroshock. I ricordi del passato però non ci vengono mostrati in maniera lineare da Reseta, ma come residui di fatti, di parole, di sguardi che serbano significati fondamentali che Michele deve riportare alla memoria, ma non per risolverli, non può, è nel presente, ma per accettarli come parti della propria identità. La messa in scena del passato giovanile del protagonista è straniante, ma necessariamente straniante, in virtù appunto di quanto detto, cioè che ci troviamo dinanzi a un film che riproduce nella forma il proprio contenuto. L'ambiente dell'infanzia di Michele, dove risiede la causa o le cause del senso di colpa e quindi della nevrosi da adulto, è quello della casa e del bosco che la circonda, due luoghi entrambi affollati di bambini, come l'episodio iniziale di voyeurismo nel parco. E nella sua interpretazione dei sogni, Freud dice che la casa è il simbolo del corpo e in particolare del corpo materno come luogo di prima dimora, laddove il bosco e i bambini sono appunto ancora una volta simboli sessuali. Questo ambiente dell'infanzia viene ben circostanziato in voce di commento. Michele si avvicina all'auto, alla casa dell'infanzia, in auto alla casa dell'infanzia e la guarda da lontano. Dice: devo andare, non sono mai tornato, non sono mai uscito. Poi il protagonista passa ad elencare tutti gli elementi utili, personaggi, situazioni storico-sociali per indagare le cause del suo senso di colpa. La mia casa, dice, ho sempre vissuto qui, mia madre, mio fratello, i bombardamenti, gli ospiti, i bambini, avevo 16 anni, Marina. Come si diceva, la messa in scena di questo passato infantile, del recupero delle origini del trauma è straniante, e l'aspetto più straniante è il modo in cui il protagonista ritorna al tempo dell'infanzia. Michele non ricorda infatti il passato oggettivamente, non vediamo il se stesso adolescente interagire con gli altri personaggi e nelle varie situazioni, bensì viene mantenuta la stessa immagine adulta vista sino a quel momento. Prima parlavamo di bambino indeseta come parte non partecipe. Ecco, nel tempo dell'infanzia Michele c'è, è parte delle situazioni, delle interazioni con i personaggi, ma non partecipa al mondo infantile. Non vediamo la sua immagine infantile da giovane. È un adulto, quello in campo, che vive il tempo di un bambino, ma il bambino non c'è, non lo vediamo. Un adulto quindi ricorda, rivive un tempo che non è a lui connaturato, il tempo dell'infanzia, e a questo tempo guarda soggettivamente. Il film è costituito da visioni soggettive dei fatti, nevrotiche quindi, e le uniche immagini oggettive sono i primissimi piani del protagonista. A questo elenco fatto da Michele per circostanziare il luogo e il tempo dell'infanzia manca un personaggio, quello della piccola Simonetta, la bambina di 12 o forse 13 anni, segretamente innamorata di lui, che lo guarda da lontano mentre Michele si relaziona a Marina, la ragazza invece di cui è preso in una situazione di morbosa devozione, ma che lei provoca, sbeffeggia, e che a Michele preferirà il fratello soldato. Simonetta gli porta del cibo di nascosto nella stanza d'infanzia, lì dove è stato messo in punizione dalla madre, e si rivolge a lui come ad un bambino. Questa scena che vi mostrerei... Per cui... Che mi racconti? Qualcosa di gentile? Di divertente? Di eccitante? Guarda, lo tiene a guinzaglio come un cagnolino. Niente. Se va avanti così, ci fa una vera figura da stupido, da citrullo e da scemo. Tanto a me che me ne importa. Solo perché lui ci fa una figuraccia, no? Dato che sei il mio cavalier servente, spingimi almeno. Simonetta! Lisa! Muss ich euch das sagen? Ihr könnt nie gehorchen. Es ist spät jetzt. Uffa. Simonetta innamorata di te. A 12 anni.
ma è carina. Mi spinge anche a me? Così impara quella smorfiosa. E poi, ho 13 anni, non 12. Vuoi vedere il passaporto? Già. Vado avanti, tanto il senso è chiaro. Allora, in questa scena dell'altalena vediamo rappresentata una classica situazione di sostituzione impossibile. I volti di Marina e la piccola Simonetta si alternano mentre vengono spinte entrambe da Michele. I due personaggi femminili si rivolgono al protagonista, parlano l'una dell'altra, ma mai tra loro. Questa incomunicabilità tra due personaggi femminili, lo scivolare delle loro immagini l'una sull'altra, l'alternanza delle rispettive voci, dà sostegno all'interpretazione di Gianno Giuliani, che ha analizzato psicanaliticamente il film degli anni 70, secondo la quale i due personaggi femminili, Marina e Simonetta, non sarebbero altro che due aspetti di un'unica figura materna, cioè la prima figura esistente per il bambino e la sola in grado di determinare attraverso il rapporto che ha con lui il modello di tutti gli altri rapporti. Marina simboleggerebbe quindi l'aspetto erotico del rapporto madre-figlio, Simonetta invece quello tenero. Ecco perché la bambina Simonetta non viene citata da Michele nell'elencare appunto gli ingredienti del proprio passato infantile, perché della tenerezza, della componente sana e corretta del rapporto con la madre, l'uomo non ha mai avuto nulla. Riprendendo la definizione di Winnicott, madre ambiente, capiamo come questa subisca un ulteriore ampliamento di significato alla luce dell'interpretazione di Gianno Giuliani. La madre che contiene il figlio nel senso di tenere in sé, ma anche di trattenere con sé. È per Michele quindi un ambiente totale, tanto da contenere anche tutte le altre donne. Resto su questa definizione di madre ambiente per discutere un ultimo aspetto su cui sono andato troppo avanti, ecco. Aspetto su cui appunto vorrei concludere, sia nell'interpretazione di Giuliani sia nell'analisi del cosiddetto soggetto lungo fatta da Filippo De Sanctis, ci si accorge che il tempo dell'infanzia è caratterizzato da un'assenza fondamentale, la figura paterna, il padre di Michele. In effetti, se ci pensiamo, già i documentari di Sera sono definiti dall'assenza paterna e ci mostrano comunque una società, per quanto riguarda i bambini, di tipo matriarcale prevalentemente. I bambini sono affidati evidentemente alla madre, mentre i padri sono via, sui campi, sui pescherecci, nelle miniere. E anche nel caso di un uomo a metà, possiamo dire che un padre c'è, ma non si vede. Non solo si fa riferimento al padre di Michele nei dialoghi con la madre, ma proprio come le due figure femminili, Marina e Simonetta, sarebbero sostituti della figura materna, il fratello soldato sarebbe il surrogato di quella paterna. Ecco la slide di prima. Con un ultimo sforzo per verificare la complessità di quel quadro familiare e le sue conseguenze psichiche sul giovane Michele. Questa doppia proporzione simbolica, quindi Marina e Simonetta stanno alla madre come il fratello sta al padre, capite bene che complica il quadro di relazioni familiari ritratte dal film, soprattutto alla luce di quanto avviene narrativamente, cioè la morte del fratello, l'incidente in moto. Per farlo ho riportato schematicamente nella parte sulla sinistra appunto queste relazioni e sostituzioni e le loro conseguenze. Dunque vediamo, Michele ama Marina, desidera da lei amore, ma questa non gli corrisponde, ma Marina è un sostituto della madre, quindi riformulando, Michele ama la madre, desidera da lei amore materno evidentemente, ma questa non gli corrisponde. Con la stessa logica, ma diversamente, il fratello Michele è amato dalla madre, è amato anche da Marina, Michele è geloso del fratello e desidera la sua morte. La morte del fratello avviene effettivamente quando il fratello, appunto sorpreso da Michele a fare l'amore con Marina, scappa in moto e ha un incidente. Ma abbiamo detto che il fratello è un sostituto del padre, quindi Michele è geloso del padre e ha desiderato la sua di morte. Ma perché dovrebbe essere geloso quindi del padre? Beh, qui siamo nel pieno del complesso edipico freudiano. Il figlio Michele è geloso del padre perché a questi, differentemente che a lui, è stato concesso di amare la madre, di desiderarla anche sessualmente. E la madre ricambia l'amore del padre, del fratello in questo caso, verso cui è amorevole, complice e fiera.
Il senso di colpa di Michele, nato dall'aver desiderato che il fratello morisse a tal punto da farlo accadere e sentirsi di questo responsabile, non sarebbe altro che l'uccisione dell'identità paterna. Si tratta di un quadro complesso, evidentemente, che mantiene una sua validità se accettiamo qualche forzatura. Ma in effetti, come dicevamo all'inizio, la complessità è precipua del film stesso, della sua ideazione, della sua finalità. Ricordando la citazione di Jung, lo scopo dell'analisi, come del film in questo caso, non è dominare la tempesta di significati, di possibilità che il film propone, ma accettarla come parte di esso. Ecco, diciamo Michele Cometa, che su questo film stamattina si potrebbe fare un convegno a parte, credo che sia proprio per caso, ma non abbiamo il tempo. Basta così. Grazie. Grazie, sì, devo dire, io non sono affatto un esperto del cinema di De Seta, però mi pare veramente che venga fuori anche una prospettiva molto particolare. Sicuramente, insomma, sarà anche occasione di dibattito ulteriore. Stiamo andando, credo, molto bene come tempi, quindi grazie ancora e inviterei qui l'ultimo relatore di questa sessione, cioè Virgil Darelli. E allora, intanto ne approfitto al solito per presentare il nostro relatore Virgil Darelli, assegnista di ricerca presso la Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna storia del cinema. Si occupa principalmente di storia sociale dei media. Ha discusso una tesi di dottorato sulla storia delle sale ed è parte del progetto CinEx, spazi, pratiche e politiche dell'esercizio cinematografico italiano. Ha pubblicato su diverse riviste accademiche e non, ha presentato le sue ricerche in diversi convegni nazionali e internazionali. Prego. Grazie della presentazione. Dunque, oggi parlo della Sicilia rivisitata, che è un'opera televisiva di De Seta in 4 episodi, è andata in onda sulla Seconda Rete nel 1980. Quindi un periodo diverso rispetto al Diario di un Maestro, che quindi un periodo successivo alla riforma della RAI del 75 e già quando c'è una concorrenza in televisione e quindi la televisione è cambiata. E inizierò parlando anche dei documentari degli anni 50 perché quest'opera riprende quei film degli anni 50 e li riutilizza e li rimedia anche perché passano dal cinema alla televisione. Dunque, inizio dicendo che questa, diciamo, l'opera di De Seta già negli anni 50 è un po' ai margini di quello che è il film etnografico. Altri cineasti si rifacevano di più ai studi, collaboravano anche con Ernesto De Martino e anche l'antropologia di quegli anni aveva una forma abbastanza riconoscibile che nel 1976 Karl Haider definisce in base ad alcuni criteri che definirebbero l'etnograficità di un film e che non si trovano nei film di De Seta, e questi sono ad esempio il fatto di fondarsi su una conoscenza etnografica pregressa, associare i comportamenti osservati a delle norme culturali, esplicitare le tecniche cinematografiche, mentre De Seta ad esempio lui utilizza in quei documentari una continuity basata su riprese fatte in diversi momenti, oppure anche una messa in scena, come ad esempio il pesce che viene pescato in realtà era già stato pescato, quindi c'è una, sono effettivamente veri pescatori nel caso della pesca del pesce spada, ma che mettono in scena se stessi. Poi c'è anche la contestualizzazione che manca e la narrazione over, ovvero la voce over, che dovrebbe essere informativa e spiegante. Ovviamente non c'è.
Il motivo per cui un film etnografico è definito in base a questi criteri è che dovrebbe cercare di essere etnografia prima di essere cinema, quindi cercare di ottenere una conoscenza oggettiva. Questa tradizione però si è poi evoluta, è diventata quello che è stato chiamato il cinema osservativo. Dico si è evoluta perché alcuni i protagonisti sono gli stessi, evidentemente, quindi come ad esempio Robert Garner, che inizia a fare un cinema diverso e viene teorizzato poi da pensatori come Colin Young o David McDougall, che ad esempio antropologia, quindi cinematografica, diventa più riflessiva, ovvero si problematizza il filmmaker stesso, diventa simmetrica, ovvero simmetrica nel senso di Bruno Latour, ovvero un'antropologia che si occupi anche della nostra cultura, ovvero della cultura del filmmaker, focalizzata più sui singoli gesti e quindi mettendo magari in secondo piano la contestualizzazione, e grounded nel senso che la teoria viene fatta derivare dai singoli elementi piuttosto che cercarla di dedurla sotto norme culturali pregresse che si conoscono già. Quindi il film osservativo in qualche modo si avvicina un po' a quei documentari di De Seta, quindi perde la voce, prende coscienza dei mezzi tecnici, magari li mette in scena, considera la realtà più irriducibile, meno spiegabile, e mette in questione l'osservatore stesso. Infatti l'etnografia si basa su un medium, diciamo, per definizione soggettivo, che è l'etnografo. Però lo scopo resta sempre quello di puntare a una conoscenza oggettiva. Diciamo che alcuni esempi sono anche Aaron Farocki può essere considerato cinema osservativo, perché lui diceva che in realtà, anche se a prima vista magari no, però lui sta osservando la realtà, dice la realtà è già messa in scena e voglio solamente osservarla. Vabbè, qui ho messo un esempio, in realtà non c'è bisogno. An Image, quando lui filma la messa in scena di un set fotografico per la copertina di Playboy. Un altro esempio è Lucien Castaigne Taylor, che insieme a Verena Paravella ha fatto diversi documentari, diciamo, famosi recentemente, che scrive, qui nella prefazione dell'ultimo libro di David McDougall, scrive: ma in che modo il documentario dovrebbe interrogare il reale? Come dovrebbe o potrebbe coinvolgersi con il mondo? Se ne analizziamo il contenuto, vediamo che la maggioranza dei cosiddetti documentari appartiene in maniera molto evidente al giornalismo, essendo in prevalenza rivolta al pubblico e al politico. Questo riguarda anche lo stile e la struttura narrativa, che tendono ad assomigliare a quelli degli articoli di attualità. Ora, ho fatto questa digressione sul cinema etnografico osservativo perché La Sicilia Rivisitata è esattamente l'opposto, secondo me, ovvero è esattamente un articolo di attualità. Quello che lui dice è che è dovuto passare dalla poesia, quindi il regno dell'arte con i documentari anni 50, alla prosa militante con La Sicilia Rivisitata. Anche il linguaggio televisivo ovviamente è diverso, però lui giustifica questo cambiamento perché è cambiata la realtà stessa, non c'è più spazio per fare poesia, ma bisogna fare attivismo. Secondo me quindi l'oggetto è lo stesso, lui è sempre interessato a analizzare la cultura, dice sono cambiati persino i gesti, lui analizza ad esempio i canti, le pratiche, le tecniche, però lo fa con un'intenzione diversa, ovvero quella di denunciare il cambiamento. Quindi secondo me la distinzione che si può fare tra queste due diverse tradizioni, ho fatto questa distinzione concettuale, poi dopo la riduco un pochino, però secondo me si può distinguere in base all'intenzione, quello che fa ad esempio la narratologia contemporanea è quello di distinguere i generi non tanto in base allo stile o all'oggetto, ma in base all'intenzione comunicativa. Quindi sul modello di quelli che sono i linguisti agli speech act si può distinguere ad esempio il film di finzione dal film documentario non perché hanno uno stile diverso ma perché hanno un'intenzione diversa. In questo caso voglio distinguere il cinema etnografico osservativo dal film dall'opera di De Seta, che io sto cercando di capirla come film saggio,
proprio per la diversa intenzione. Invece che collegarsi a una conoscenza scientifica dell'etnografia, quello che vuole fare De Seta è collegarsi piuttosto a un dibattito pubblico e prendere una posizione politica. E il dibattito è quello della questione meridionale. Lo stesso anno esce anche Cristo si è fermato a Eboli sulla Rai, sempre una serie però di finzione. E qual è la prima caratteristica del film saggio? È quella di avere un forte carattere soggettivo. Infatti nel film la voce narrante è molto presente e commenta in modo critico le immagini e anche ha una sua interpretazione. Però il film saggio è anche una nozione molto complessa e variabile. Quindi che cos'è il film saggio? Il saggio di per sé, nella sua accezione più ristretta, quindi non un'opera non di finzione, ma un tipo esatto di prosa che cerca di diciamo di fare un tentativo concettuale, come dice la parola essay. Qui c'è la definizione del saggio letterario di Lukács che dice: il saggio è un giudizio, ma la cosa essenziale, ciò che gli conferisce valore, non è tanto il verdetto quanto il processo della formulazione del giudizio. Ovvero, il saggio fa vedere già, non presenta i risultati di un ragionamento come fa ad esempio un trattato. Il saggio fa vedere direttamente nella sua forma stessa il ragionamento, come prende forma. Molto spesso il saggio è anche personale, e quindi magari deve riflettere per superare un tipo di evento traumatico. Nel caso della Sicilia rivisitata, l'evento traumatico è la modernizzazione, il cambiamento che c'è stato tra gli anni 50 e gli anni 70. Quindi dicevo, il film saggio non è tanto un genere ben definito quanto una tendenza che viene ogni tanto riemerge nella storia del cinema. Ad esempio Timothy Corrigan, studioso di cinema, cita una recensione di un film di Griffith del 1909, Corner and Wheat, che fa vedere un montaggio parallelo tra gli speculatori che speculano sul grano e poi la povera gente che non ha i soldi per comprarlo. E quindi fa un parallelismo che non è giustificato in termini narrativi, ma solamente concettuali. E una recensione del film diceva, riferendosi a quel film, è un'argomentazione, un editoriale, un saggio su un tema vitale di profondo interesse per tutti. E questo profondo interesse per tutti, secondo me, è importante proprio perché si riferisce a un dibattito già esistente e anche rilevante. Poi ovviamente c'è la questione dei film che cercano di rappresentare temi astratti, come ad esempio teorizzati da Eisenstein o Hans Richter, però secondo me si può anche qui distinguere tra quelli che sono magari dei trattati, come potrebbero essere quelli di Eisenstein tipo Ottobre o il progetto sul capitale di Marx che non fu realizzato, che mostrano già dei significati, diciamo, concepiti a priori, rispetto invece a un film saggio che mostra direttamente l'argomentazione, quindi non è ancora sicuro del risultato quale sarà. Vengono individuate un po' due tradizioni del film saggio: una più logocentrica, quindi che cita effettivamente il saggio letterario e quindi si basa sulla voce, che viene riferita a Chris Marker e alla recensione che fece Bazaine di Lettere dalla Siberia. È una tradizione appunto del montaggio che si rifà invece magari alla tradizione sovietica o a Godard, dove si cerca di comunicare dei concetti attraverso il montaggio. Secondo invece Roland Barthes, il saggio, ovviamente lui parla del saggio letterario, e Roland Barthes era un intellettuale che produceva molti saggi, quindi brevi testi che provano ad analizzare una situazione. Lui dice: il saggio è un metagenere, ovvero cita, commenta, critica altre opere ed è fatto di propri appunti, quindi è intertestuale. Mentre il cinema osservativo magari cerca di arrivare a una forma di partecipazione, l'osservazione partecipante dell'etnografia, il film saggio invece è più intertestuale, ovvero che si riferisce ad altri prodotti filmici e prova ad analizzarli. E inoltre c'è una tradizione del saggio, secondo un'interpretazione di Giffy Mann, che è un allievo di Lyotard, per cui il saggio, proprio perché la sua radice etimologica viene da essay, quindi da tentativo,
si potrebbe far risalire alla storia dell'esperimento scientifico. Per esempio, nel momento in cui nasce la storia, quando Cartesio pubblica il discorso sul metodo, quindi fondando quello che è un po' la tradizione del metodo scientifico, allega tre saggi. Quindi il saggio cosa sarebbe? Ovvero sarebbe un testo che prova ad aprire un nuovo campo di ricerca. C'era ad esempio un saggio sull'ottica, quindi una nuova disciplina. È qualcosa di innovativo, ma non esaustivo come invece sarebbe un trattato. Nel caso di De Seta, è intertestuale, perché ovviamente si rifà ai film precedenti degli anni 50 e va anche a fare quello che è un test delle sue immagini, perché quello che fa De Seta è prendere quei film degli anni 50 e mostrarli ai protagonisti della sua osservazione, ovvero li mostra agli abitanti della Sicilia, dei luoghi dove ha girato quei singoli film 25 anni dopo, per vedere qual è la loro reazione. Quindi fa un tentativo, un test anche qui. E questa cosa è quello che Jean Rouch chiamava il feedback, ovvero, secondo Jean Rouch, una tecnica del film etnografico, quindi qui in realtà entra una parte anche della tradizione del film etnografico, per cui si mostrano le immagini che sono state girate dal cineasta antropologo ai stessi soggetti dell'osservazione, per avere un feedback e un minimo di partecipazione. È qualcosa che avrebbe, secondo Jean Rouch, già fatto Flaherty con Nanook, o anche i Johnson negli anni 20. Un altro esempio, per esempio, è Reprise di Hervé Leroux del 2003. Però non ci sono moltissimi esempi, però secondo me De Seta utilizzo questo. Beh, è proprio il tema della Sicilia rivisitata. Quindi ci sono alcune caratteristiche che riportano quest'opera audiovisiva di De Seta più alla tradizione del film saggio e altre più alla tradizione del film etnografico. Ora ci sarebbe anche da considerare la questione del linguaggio televisivo di quegli anni, che magari meno sperimentale rispetto a quelli di cui si è parlato stamattina, ma più invece logocentrico e solitamente anche spesso socialmente impegnato, quindi andava bene. Nei giornali quest'opera viene di solito chiamata un documentario inchiesta. Ora qui volevo far vedere degli esempi. Scusate, in realtà avevo messo un tempo esatto, ma non era. Ma è partito dall'inizio poi. E come faccio? Esco un attimo da qui. Ok. Qui quando fa vedere il film. Mostriamo il documentario anche ai pescatori anziani, che sono stati protagonisti della pesca antica e che quindi sono in grado di fare un confronto con quella di oggi. Ci colpisce il fatto che hanno quasi del tutto dimenticato i motivi e le parole dei canti popolari registrati nel documentario. A
Abbiamo l'impressione che non si rendano conto che con quei canti, con quelle grida di richiamo, con quelle musiche, esprimevano una cultura che gli apparteneva e nella quale si identificavano, che anzi era la loro stessa identità. Mentre invece della radio... Ok, quindi quello che si vede qui è il fatto che la voce sta spiegando come interpretare le immagini, cioè è molto, la posizione di De Seta è molto evidente. Lui si pone come... fa una critica dei media moderni e tra l'altro include anche il cinema. Secondo lui quello che dovrebbe fare l'artista o comunque il regista è un utilizzo critico delle immagini che già abbiamo, ovvero di solito secondo lui lo spettatore della televisione è passivo perché vede tante immagini che passano velocemente ma non si ferma ad analizzarle. E invece quello che dovrebbe fare il regista è proprio questo, fermarsi e analizzarle. Che impressione le ha fatto? Inoltre si vede qui è come mette a confronto, questo è il documentario del passato e poi c'è uno stacco con le immagini televisive e si vede il contrasto anche dalla forma, cioè dalla tecnica. Se una è pellicola con una fotografia cinematografica e poi anche la musica, passiamo poi alla sequenza televisiva che cambia anche il formato dell'immagine, cambiano i colori, cambia anche la colonna sonora perché delle isole di una volta è rimasto. Poi sentiremo la voce registrata della guida turistica. A volte utilizza anche questi contrasti in maniera ironica e l'ironia è anche proprio una strategia retorica che testimonia della personalità, della presenza del regista. Cari amici di Vulcano, il vostro guida Angelo per te che sarei io. Ok, ultimo esempio. Vorremmo raccogliere le impressioni dei minatori anziani, dei giovani, fare un confronto fra ieri e oggi, capire gli effetti, i danni che lo sviluppo rapido e incontrollato, l'emigrazione, la diffusione dei grandi mezzi di comunicazione, radio, cinema, televisione, ha prodotto sul modo di pensare, sul costume, sulla cultura della gente di qui. Come negli episodi precedenti, la risposta tenteremo di averla dalla gente del posto, dai lavoratori, dai protagonisti del grande sconvolgimento di cui abbiamo parlato. Finita la proiezione, gli anziani dimostrano animazione, ma anche riserbo, imbarazzo. Ci rendiamo conto che non amano parlare del passato, che se ne vergognano, perché è legato a ricordi di miseria, di ingiustizia. I giovani, da parte loro, sembra non comprendano le privazioni sofferte dai loro padri. Tra le due generazioni c'è una frattura. Il passato viene dimenticato, sepolto. In sostanza lui fa una critica proprio dei media contemporanei a cui contrappone invece quelli che sono i vecchi media, ovvero il canto. Secondo lui gli anziani non riescono a esprimere niente perché si lega a un passato, le immagini che hanno visto si legano a un passato traumatico, però poi riesce a farli parlare, riesce ad avere la loro testimonianza solo nel momento in cui li fa cantare una vecchia serenata. E quindi contrappone proprio un tipo di... dei media che sono più partecipativi secondo lui. Poi più finalmente avanti ci sarà anche la cerimonia della Pasqua, farà vedere anche lì contrapposto al vecchio film suoi amici, e quello che cambia è che il nastro registrato della messa in scena della Passione sostituisce letteralmente le parole degli attori che mettono in scena la Pasqua, quindi ha una visione negativa dei nuovi media che sono anche proprio sostituiscono, tolgono la parola ai testimoni. E basta, direi ho finito, ho concluso. Grazie. Allora, credo che abbiamo sostanzialmente un quarto d'ora, qualcosa di simile.
Sì, quindi facciamo un quarto d'ora adesso e poi questa breve pausa. E forse può essere utile che siano presenti tutti e tre qui i relatori o ci mettiamo qui più avanti. Ah, ecco, c'è un microfono lì. Ah, ecco. Sì, prego. Ok. Io ho una domanda per Vincenzo Altobelli. Mi chiedevo se, diciamo, conoscessi e se esistesse una applicazione cinematografica di una teoria che credo non abbia avuto particolare fortuna in ambito letterario, che però è la teoria freudiana della letteratura di Francesco Orlando, per il quale, diciamo, sono usciti tre libri per Einaudi negli anni 70, credo uno si chiama Per una teoria freudiana della letteratura, e due sono due applicazioni alla Fedra di Racine e al Misantropo di Molière. Ma per Orlando la questione dell'applicazione di Freud alla letteratura non era mai contenutistica, ma sempre formale, parlava di figure, l'invenzio e così via. La tua analisi è tutta contenutistica. Mi chiedevo se esistesse, o se avessi incontrato, o se fosse applicabile una lettura formale al film di De Seta e non contenutistica. No, non l'ho mai incontrata, e anche l'analisi che fa Gianna Giuliani negli anni 70, il libro degli anni 80, che se non lo conoscete vi consiglio di recuperarlo perché è molto puntuale, ma è puramente narrativa, non è formale. Diciamo l'interpretazione formale, l'immagine cinematografica è successiva a questo periodo in cui De Seta lavora ovviamente a questi film, anche all'Invitato del 69, che anche lì ci sarebbe in qualche modo da discutere su queste questioni. In certi termini, ma diciamo, l'applicazione formale della forma cinematografica, l'immagine cinematografica in termini psicanalitici, sempre diciamo narrativi psicanalitici, è successiva agli anni 70, quindi con i capisaldi, quindi quelli mezziani fondamentalmente. Quindi in questo senso è anticipatorio il film anche dal punto di vista formale. Quindi potrebbe facilmente, ecco, adattarsi a una letteratura, a un'interpretazione formale di questo. Però il fatto che appunto fu così rigettato era perché sconvolgeva la grammatica filmica più che la storia, ecco, cinematografica. Nello stesso anno esce Persona di Bergman, nello stesso anno, quindi chiama su di sé, diciamo, l'attrattiva è un po', fa da apripista, ma in Italia diciamo, la pista sarà aperta soltanto molto molto dopo, negli anni 70, però non c'è, stando chiudendo il cerchio, non c'è una lettura formale, ecco, dal punto di vista formale, psicanalitica, di questo film o di film coevi. Prego, non so se immagino ci siano ancora degli interventi. Sì. Prego. No, soltanto due sciocchezze. Per quanto riguarda la lettura psicoanalitica del film Un uomo a metà, io ricordo che Vittorio aveva un conflitto, è letterale, quello che lui rappresenta è letterale. Lui aveva un conflitto terribile col fratello, che riteneva essere stato privilegiato, più amato dalla madre. Aveva 85 anni e soffriva terribilmente degli abbracci che non aveva avuto da sua madre, tanto che gli diceva, ma insomma, fatta una ragione, hai 85 anni, insomma, fatta una ragione che non hai avuto gli abbracci di mamma, avrei avuto abbracci di altri, insomma, basta. Quindi dico, è letterale, cioè la supremazia della madre, il conflitto col fratello che poi muore realmente, è letterale, cioè non ci vedo l'Edipo, eccetera, c'è una sofferenza reale di dinamiche familiari. Per quanto riguarda la Sicilia rivisitata, io ho già visto i filmati, insomma, se no io per mia scarsità, insomma, anche culturale, non avrei capito di che cosa trattano i documentari della Sicilia rivisitata. Cioè,
Vittorio De Sena torna 25 anni dopo sui luoghi in cui ha girato i documentari e trova uno scenario totalmente diverso, trova una pesca ormai depredante, trova la pesca fatta con le passerelle lunghissime che non danno scampo al pesce spada, quindi dove non c'è più la gara fra l'uomo e il pesce spada, ma c'è l'uomo che azzicca la fiocina senza che il pesce spada si sia neanche accorto del fatto che la barca sia sopraggiunta. Quindi una pesca impoverente, una pesca antiecologica che non consente una riproduzione. Cioè, quindi se va nei luoghi dove ha girato la Pasqua, i riti della Pasqua, e trova colonne sonore dei Pink Floyd. Cioè 25 anni dopo è cambiato tutto, e se oggi si dovesse rifare la Sicilia rivisitata, ma chissà che macello. Grazie. Volevo fare una domanda a Darelli, perché per la prima volta mi hai fatto pensare che la voice over di un, diciamo, prodotto televisivo potesse essere vicino all'idea di film saggio. Cioè, allora mi sono chiesto questa frontiera, che per me era un campo di grande separazione, no? In questo senso è come se fosse un po' riavvicinata, perché per me il film saggio è un luogo, appunto, di elaborazione filosofica, creativa in qualche modo, delle immagini che sto vedendo, e invece tu qui dici che questa forma può essersi, la tratti come un film saggio. Mi interessa molto questo, che per me è in qualche modo uno slittamento. Poi una considerazione più naif, il fatto che loro guardavano i film girati 25 anni prima, noi li guardiamo 40 anni dal 1980, e a me ora loro nell'80 mi sembrano molto più vicini a quelli degli anni 50 che a quelli di oggi, quindi slittamento su slittamento c'è una deriva costante. E poi volevo chiedere, così era una domanda un po' i prossimi interessi di Luca, perché gli voglio chiedere se stai pensando di fare un libro sui film non fatti, perché ieri sera hai presentato un libro su un film non fatto, oggi parlo di un film non fatto, che è un tema assolutamente interessante, se ci vuoi raccontare un po' a cosa stai lavorando. No, secondo me funziona? Sì. Cioè, non è solo la voce che però rende il film un film saggio, in questo caso, perché è il fatto che lui utilizza le immagini che ha già girato come se fossero un po' i suoi appunti, e li rimette, insomma, ripensa, è come se utilizzasse i suoi appunti per costruire un nuovo discorso fatto anche a tentativi, cercando di capire quello che ancora vuole dire. Quindi, però, non lo so, però rappresenta il suo punto di vista. Cioè, mi sembra che rappresenta. Sì, però secondo me dà proprio l'interpretazione. Lui a volte fa delle interviste, no? E poi dice: sì, però ha sbagliato. Cioè, lui ha proprio una posizione che è quella di De Seta, secondo me, quella voce lì. Quando intervista due fratelli pescatori, che uno ha una visione positiva della nuova pesca, uno negativa, e poi dice ha ragione uno, cioè lui prende proprio una posizione. Sì, molto rapidamente, sì, penso che piano piano tutti questi progetti mai fatti forse saranno un libro, ma penso soprattutto che bisognerebbe fare un grande print o anche un progetto europeo con tanto di banca dati, di sito, insomma, il lavoro di Brunetta già andava in quella direzione, il suo libro è uscito per la Cineteca di Bologna, in inglese anche appena uscito un libro per Bloomsbury Academics sui film non fatti, ma mi pare che sia possibile fare una cosa che, diciamo, trascenda dalla mia capacità organizzativa, ma fare una cosa molto più grande con molti colleghi, perché mi sembra un tema che intercetta non solo i miei interessi, di cui ne faccio quasi forse un feticismo, ma diciamo di tante altre persone. Quindi sì, sarebbe bello fare un progetto più grande, oltre a un libro che sì, spero che con tutti questi vari casi prima o poi uscirà anche, diciamo, a firma mia.
Una considerazione brevissima sulle tre relazioni insieme, perché questo era il panel dal nostro punto di vista più azzardato, nel senso che gli altri erano, come dire, evidentemente compatti, no? E questo l'abbiamo intrecciato, però abbiamo un po' scommesso, ma mi sembra, avendovi ascoltato, che la nostra idea di che potesse emergere dalle vostre tre relazioni appunto una certa idea che De Seta nutriva, no? dell'altrove, l'abbiamo definita, che chiaramente assume tre aspetti diversi nelle vostre relazioni: quella di un mondo che non si riconosce più e in cui De Seta non si riconosce più, quella appunto chiaramente dell'alterità dell'infanzia, ma anche più di, diciamo, dell'universo psichico, definiamolo così, e poi chiaramente dell'Africa. La cosa che mi sembra interessante, però insomma, mi piacerebbe anche ascoltarvi brevemente, oppure diciamo in un'altra in un'altra luogo, è che intrecciando questi fili mi sembra venga fuori un ritratto più pasoliniano di De Seta, quello che stamattina mi sembrava di poter certamente rifiutare, cioè che l'idea diciamo di educazione che veniva fuori ovviamente da Diario di un Maestro allontanasse De Seta da Pasolini per una certa, cioè, due prospettive mi sembravano molto divergenti. Qua si riuniscono i fili un po' per questa idea appunto di un sud che è cambiato e che non è più riconoscibile, rispetto al quale si prende una posizione che chiaramente diciamo non è esattamente quella di Pasolini, ma insomma possono essere paragonate le due. Poi ovviamente un uomo a metà, Pasolini è stato uno fra i pochi che invece quel film lo ha apprezzato moltissimo, e poi chiaramente il film non fatto sull'Africa, dove pure forse diciamo qualcosa potrebbe unire i due. Però ecco la cosa che si sfumano però contemporaneamente i luoghi politici del pensiero di De Seta, perché per esempio quello che emerge molto chiaramente ascoltando le prime due relazioni è che De Seta di fatto va in Africa non per ragioni politiche, però, no? Cioè ci va perché vive un momento di crisi interiore dovuto al fallimento di quel film e di altro, che lo spingono ad andare a cercare qualcos'altro. Questo dal mio punto di vista è molto interessante, perché forse ci permette anche di ritornare sulle questioni che sollevavamo stamattina. Ma De Seta che cosa vuol fare con Diario di un Maestro, no? Cioè ci sta proponendo un metodo pedagogico e quindi anche diciamo una certa idea politica della scuola, oppure no? Ad ascoltare voi oggi pomeriggio direi di no, però non lo so, insomma vi volevo ascoltare su questo, però magari possiamo farlo diciamo in un altro momento, a meno che appunto non abbiate delle battute telegrafiche. Io diciamo telegraficamente, secondo me De Seta va in Africa perché siamo in un contesto, che è quello che ho descritto, in cui quella cosa lì è tra virgolette una cosa che si fa, che interessa a molti, e ci va perché è un uomo curioso, in un certo senso come Bertolucci, che due anni prima va in Iran e coglie la superficie di quell'aspetto lì, e lo stesso diciamo coglie un'occasione De Seta di andare e di essere molto curioso. Quanto ci sia dentro la dimensione politica, chi è più desetiano di me lo può, forse può dire meglio. Devo pensare un po' di più al legame con Pasolini. Sicuramente le attività extrafilmiche erano diverse, su questo credo non ci siano dubbi, però a parte questo devo pensare un po' allo sguardo, se può essere messo in diciamo ci può essere un legame o meno. Poi elaboriamo un po' meglio. Io dico solo che sono d'accordo. Sembra, è vero, sembra Pasolini, cioè l'inconscio terzo mondo, sì. Infatti la Sicilia rivisitata mi sembra molto diverso dagli altri, soprattutto quelli precedenti, per il fatto che cioè, è così poco partecipativo, diciamo, e ha proprio la sua posizione, il suo punto di vista domina tutto quello dei testimoni.
C'era un'ultima domanda, la pregherei veramente brevissima. Cerco di essere brevissimo, più che altro delle constatazioni. Sono tre film, tre lavori molto molto diversi fra loro, però mi sembra che il film sull'Africa non fatto ci dica molto su come lavora De Seta e su come lavora nel primo periodo, perché è il tentativo proprio non riuscito dei processi che invece negli altri casi sono riusciti con molta difficoltà, forse perché era in Italia e quindi poteva permettersi quello che non si è potuto permettere nel film africano. Un uomo a metà è un film che è stato veramente sottovalutato e va recuperato, perché probabilmente è stato sottovalutato perché era completamente diverso dal precedente, anche se poi secondo me è possibile trovare una continuità, non fosse altro perché il nome del personaggio prosegue e porta in una dimensione interiore quello che prima era una dimensione esterna, non dico sociale perché quello manca. E invece poi la Sicilia Rivisitata secondo me segna il passaggio da un cinema che io chiamo amorale, nel senso che un cinema che non fa la morale sul mondo ma ti presenta e poi tu osservi e trai il giudizio. Stamattina Quattriglio ha fatto secondo me un'affermazione molto precisa quando ha detto che De Seta è rivoluzionario nel momento in cui dà il diritto di parola e non commenta, fa vedere e quindi tu leggi, e invece in questo caso commenta anche troppo, ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, e forse in questo modo perde anche quello che è un po' la sua forza, la sua capacità di raccontare mondi. Comunque grazie per le riflessioni. Va bene. Sì. Forse conviene che ci fermiamo. Grazie. Sì, c'è un coffee break da Crazy Blues, che è l'altro posto, quindi andiamo di là e poi torniamo.